Ciao, questa è, credo, l'ultima lezione di cinematica per il biennio che facciamo. Oggi parleremo del moto armonico. Quindi, già questo, anche se noi trattiamo la fisica a livello molto elementare, fisica da biennio del liceo scientifico, l'aggettivo armonico che si utilizza per definire questo moto ti fa capire che la fisica è pure collegata con l'armonia, con la bellezza, con la musica e sono cose che, concetti che col tempo, via via, ti sembreranno sempre più chiari. Il moto armonico, quindi, è l'ultimo tipo di moto che descriviamo, indipendentemente dunque dalle cause che lo provochino. Noi lo descriviamo e arriveremo, come per tutti i moti che abbiamo studiato finora, moto rettilineo uniforme, moto rettilineo uniformemente vario, moto circolare, arriveremo alla sua legge oraria. Una volta che avremo stabilito la legge oraria del moto armonico, cioè la sua posizione istante per istante, potremo dire di sapere tutto sul moto armonico. Del moto armonico, col moto armonico noi però ritorniamo ai moti unidimensionali, cioè che avvengono soltanto lungo una direzione, ad esempio l'asse X di un sistema di riferimento. Quindi mettiamo da parte per il momento sia il moto parabolico del lancio del proiettile, sia il moto circolare, che invece sono dei moti piani. Dobbiamo fare adesso il moto armonico, che è un moto unidimensionale, non bidimensionale come i moti piani, però perché, come poi ti farò vedere, il moto armonico deriva concettualmente soltanto, ben inteso, deriva concettualmente dal moto circolare. Quindi prima bisognava accennare ai moti piani e studiare il moto circolare, e il moto armonico può essere compreso soltanto adesso. Ogni moto, lo studio di ogni moto, se hai seguito le altre video lezioni, tu questo già lo sai, deve cominciare dalla definizione. Noi dobbiamo dire con chiarezza quando un punto materiale si dice animato di moto armonico. E questa definizione sarebbe bene, io poi te la spiegherò ovviamente, ma sarebbe bene che tu la ritenessi a memoria, per questo anche te l'ho scritta. Vedi, un punto si dice animato di moto armonico se esso può pensarsi come la proiezione su un diametro di un altro punto che si muove di moto circolare lungo la relativa circonferenza. Ecco, questa definizione, che ora cercheremo di comprendere insieme, tu devi impararla a memoria. Un punto si dice animato di moto, un punto materiale, si dice animato di moto armonico quando esso può pensarsi come la proiezione su un diametro di un altro punto che si muove di moto circolare uniforme sulla corrispondente, sulla relativa circonferenza. Ecco, questa definizione, vedi, te l'ho fatta anche leggere perché sarebbe bene che tu la imparassi a memoria. Allora, cerchiamo di capire cosa significhi. Dunque, per questo dobbiamo disegnare, cioè prima te la presento solo a parole. Immagina una circonferenza e immagina un diametro. Il diametro ha B di una circonferenza. Il diametro possiamo considerarlo orizzontale, no? Quindi il diametro che taglia in due la circonferenza è che sia orizzontale. Chiaro? Allora, considera un punto sulla circonferenza che chiameremo Q e la corrispondente, la proiezione di Q sul diametro che chiami P. Immagina, per convenzione il moto sulla circonferenza viene in senso anti-orario, immagina che il punto Q si muova sulla circonferenza di moto circolare uniforme. Allora la sua proiezione sul diametro che chiamiamo P si muoverà anch'essa. Man mano che Q, per esempio, va da A verso il sommo della circonferenza, il punto P si muove verso la tua destra. Man mano che poi il punto Q procede dal sommo verso il punto B, il punto P continuerà a muoversi verso la tua destra. Ci siamo. Ma quando il punto Q arriva in B e continua a percorrere il terzo quadrante della circonferenza, la proiezione P sul diametro tornerà indietro, ci siamo? Fino a ritornare in A.
E se il punto Q sulla circonferenza dovesse continuare a girare, allora la proiezione P sul diametro continuerà ad andare da A verso B. Ci siamo? Quindi, se il punto Q sulla circonferenza si muove di moto circolare uniforme, il punto P, sua proiezione sul diametro, si muove sul diametro stesso. Ecco, il moto del punto P, non del punto Q, attenzione, il moto del punto Q, del punto P, viene chiamato moto armonico. Chiaro? Quindi il moto armonico è un moto piano, perché immaginiamo di mettere il diametro della circonferenza AB lungo l'asse X di una circonferenza, no? In modo magari che una circonferenza come la circonferenza goniometrica, non so, abbia centro nell'origine, non deve avere raggio unitario, ma ammettiamo che abbia centro nell'origine. Man mano che Q si muove di moto circolare uniforme, la sua proiezione P sul diametro va avanti e indietro. Ecco, il moto di P è un moto che si chiama armonico. Quindi, prima di passare al disegno e entrare nel vivo del discorso, intanto enunciamo alcune caratteristiche del moto armonico che tu puoi comprendere soltanto a livello discorsivo. Allora, il moto armonico è un moto piano, perché è chiaro che il punto P oscilla lungo l'asse X e quindi è un moto unidimensionale, cioè avviene solo lungo l'asse X di un opportuno sistema di riferimento. Seconda caratteristica del moto armonico, che si può comprendere benissimo senza alcun disegno: il moto del punto P è oscillatorio, cioè il punto P va avanti e indietro. Man mano che il punto Q circola di moto circolare uniforme sulla circonferenza, il punto P sul diametro va avanti e indietro. Si esprime ciò dicendo che il moto armonico è un moto oscillatorio. Terzo pensierino sul moto armonico: il punto P ha un centro di oscillazione. Se diciamo O, il punto della circonferenza, cioè il punto medio del segmento AB, O sarà il centro della circonferenza, sarà il punto medio del segmento AB, si dice anche centro di oscillazione. Il moto armonico avviene lungo l'oscillazione avviene lungo AB e O, centro della circonferenza, è anche centro di oscillazione. Chiaro? L'intera distanza AB che il punto P compie, prima di ritornare indietro, si chiama elongazione. Quindi il diametro della circonferenza, la lunghezza del diametro, prende il nome di elongazione. Il raggio della circonferenza stessa, cioè la metà del diametro, prende il nome di ampiezza. Quindi ovviamente l'elongazione risulterà il doppio dell'ampiezza. Ecco, per comprendere invece una caratteristica ancora più importante del moto armonico dobbiamo disegnare, perché ti devo far vedere che il moto armonico non è né un moto rettilineo uniforme né un moto rettilineo uniformemente vario, ma è un moto rettilineo accelerato ma con accelerazione variabile. Non è un moto rettilineo con accelerazione costante come il moto rettilineo uniformemente vario. Ma per capire questo dobbiamo fare un disegnino. Allora, abbiamo disegnato una circonferenza proprio centrata sull'asse X di un sistema di riferimento. Diciamo A questo punto e B quest'altro, quindi AB è il diametro, O è il centro della circonferenza. Cosa abbiamo detto? Il punto Q si muove di moto circolare uniforme lungo questa circonferenza. Man mano che il punto Q si muove, vediamo cosa fa la proiezione P del punto Q. Chiaro? Ecco, vedi? Man mano che il punto Q si muove, quindi da A va a B, poi da B ritorna da A, eccetera, e gira lungo la circonferenza, però mi raccomando, di moto rettilineo uniforme, il punto P va avanti e indietro. Parte da A, attraversa O, va a B, poi ritorna da A, eccetera. Ecco, il punto P, il moto del punto P si chiama armonico. Allora, per vedere l'altra caratteristica del moto armonico, com'è l'accelerazione, guarda, facciamo così: stacchiamo dei segmenti, degli archetti uguali sulla circonferenza e vediamo la loro proiezione.
vedi che se io stacco degli archi uguali sulla circonferenza, la proiezione di questi archi sull'asse X, vedi che sono via via più grandi, la proiezione del primo arco che è questo, l'arco diciamo A', è questo qua. Poi la proiezione del secondo arco A'A' è più grande, la proiezione di A'A' è ancora più grande, la proiezione di A'A' è ancora più grande. Quindi vedi che cosa ti fa vedere questo disegno? Questo disegno ti mostra che siccome gli archi uguali, visto che Q si muove di moto circolare uniforme, sono percorsi in tempi uguali, invece il punto P che dava verso O in tempi uguali percorre distanze sempre più grandi. Quindi è un moto accelerato. Chiaro? Ma cosa succede quando il punto P da O va verso B? Se io stacco di nuovo archi uguali in tempi uguali sulla circonferenza, guarda che succede. Le proiezioni di questi archi uguali sono via via più piccole. Quindi questo di semplicissimo disegno cosa ti fa vedere? Che il punto P si muove di moto accelerato quando da A va verso O. Si muove invece di moto decelerato quando da O va verso B. Chiaro? Perché sempre in tempi uguali percorre degli spazi via via più piccoli. Questi spazi percorsi sull'asse X, come vedi, sono via via manifestamente più piccoli. Quindi possiamo dire che il moto armonico è un moto accelerato in fase di avvicinamento al centro, decelerato in fase di allontanamento dal centro. Quindi l'accelerazione è variabile, assolutamente non è un'accelerazione costante come nel moto rettilineo uniformemente vario, ma è un'accelerazione variabile. Chiaro? Ecco, detto questo, facendo un'altra figura, possiamo ricavare la legge oraria del moto armonico. Ti consiglio di imparare molto bene questi argomenti perché poi, incredibile dictu, incredibile a dirsi, queste cose ti serviranno quando studierai l'elettricità e il magnetismo, l'elettromagnetismo, e studierai il segnale elettrico. Dal punto di vista matematico avrai compreso tutto sul segnale elettrico se ti ricorderai benissimo quanto io sto per spiegarti adesso. Allora, disegniamo una circonferenza e la centriamo sull'asse X di un sistema di riferimento. Adesso, come è possibile, raddrizzo il foglio. L'asse Y lo disegniamo anche, ma ci servirà soltanto come riferimento, non verrà preso in considerazione. E allora vedi, questa volta il punto Q, per esempio, sempre lo mettiamo qua, la proiezione P la mettiamo qua. Allora guarda che cosa possiamo dire. Se il punto A sta qui e il punto B sta qua, la misura del segmento P io la chiamo S di T. Perché? Perché è lo spazio percorso dal punto P che si muove di moto armonico, OP, cioè questo segmento qua, S di T. Perché S di T? Perché questa sarà la legge oraria del moto armonico. E sarà la legge oraria del moto armonico. Se io riuscirò a esprimere in funzione del tempo come varia questo segmento OP, avrò calcolato la legge oraria del moto armonico, che è lo scopo principale di questa lezione. Come facciamo a calcolare? Ora, è chiaro che questo S di T, spazio percorso dal punto P, cioè il segmento P, è chiaro che varia durante il moto, no? Perché quando immagina che P parta da A, P parte da A e quindi OP nel primo quadrante, quando Q è nel primo quadrante diminuisce, ma rimane positivo. Quando Q sconfina nel secondo quadrante, OP diventa negativo, aumenta in valore assoluto ma è negativo, rimane negativo quando Q sarà nel terzo quadrante, ritorna a essere positivo quando Q sarà nel quarto quadrante. Ma come vedi OP varia nel tempo, quindi la funzione, il segmento OP, come giustamente abbiamo scritto prima, può essere visto come spazio percorso in un determinato tempo. Solo che io riesco a scoprire questo spazio percorso come varia nel tempo, ho calcolato la legge oraria del moto armonico.
Come si fa? Semplicissimo, meglio disegnarlo un'altra volta alla circonferenza per evitare molti scarabocchi sullo stesso disegno. E allora facciamo così. Ecco, questa era la nostra, perché come al solito compriamo tutto prima di una lezione, la nostra circonferenza, il nostro punto Q che si muove di moto circolare e il punto P che si muove di moto armonico. Diciamo O il centro della circonferenza, chiamiamo OQ questo vettore. Ammettiamo cioè che il punto Q sia accompagnato da un vettore, che si dice raggio vettore, come abbiamo visto nella circonferenza goniometrica, si dice raggio vettore, no? E quindi man mano che Q gira, il raggio vettore OQ accompagna il punto Q e P cambia di valore, no? Se io dico alfa l'angolo che il raggio vettore OQ descrive durante il moto di Q e conseguentemente anche di P, è chiaro che io, considerando il triangolo rettangolo OPQ, posso scrivere che OP è uguale ad OQ per il coseno di alfa. Chiaro? Applico il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli e quindi scrivo che la misura del cateto OP è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa per il coseno dell'angolo adiacente, perché siccome voglio riferirmi ad alfa e alfa è adiacente OP, devo usare il coseno anziché il seno. Ci siamo? A questo punto facciamo delle posizioni un po' diciamo più comode. Il modulo del raggio vettore, cioè la misura del segmento Q, noi la chiamiamo A, e questa A per definizione si chiama ampiezza del moto, come avevo già diciamo anticipato nell'introduzione. E quindi OP invece è SDT, quindi se a OP diamo il significato di SDT, a OQ diamo il significato di A, ecco che io posso scrivere SDT uguale a coseno alfa. Ecco, comincia a prendere forma la legge oraria del moto armonico, perché dipende da alfa. Alfa ancora esplicitamente non dipende dal tempo, ma è chiaro che vi dipenda, perché man mano che Q si sposta e P anche, ovviamente alfa, il valore di alfa varia. Come varia? Ma ricordiamo che Q si muove di moto circolare uniforme nella circonferenza, no? E quindi Q ha una velocità angolare omega che è data da alfa fratto t, anziché dire delta alfa diviso delta t, considerando che la posizione, il valore alfa 0 di alfa sia 0, possiamo dire alfa fratto t. Quindi vedi, da qui io ricavo che alfa sia uguale ad omega per t, dove omega è la velocità angolare del moto circolare da cui il moto armonico deriva, e quindi, come vedi, alfa è direttamente proporzionale al tempo, a t. Secondo la semplicissima legge di proporzionalità diretta, alfa uguale omega per t. Se io quindi qui al posto di alfa posso mettere omega per t, ecco che la mia SDT diventa A coseno di omega t. A coseno di omega t. Questa è la legge oraria del moto armonico, legge oraria del moto armonico. Con fase nulla però si dice, cioè con partenza da A. Perché in generale, se il moto armonico, come se fosse partito da A, se Q inizialmente fosse stato in A, se invece Q parte da un'altra posizione diversa da A, questa espressione leggermente si complica, ma senza nessun problema, perché immagina che il punto fosse partito da, per esempio, qui, dove in effetti l'avevo posto all'inizio, no? Allora, questa posizione iniziale, che non è A ma è diversa, questa posizione iniziale può essere identificata tramite quest'angolo qui, l'angolo residuo, che chiamiamo Φ, e si chiama Φ angolo di fase o semplicemente fase. Identifica la posizione iniziale del nostro punto, è direttamente connessa con questo valore qui, che praticamente è S con 0, posizione iniziale.
Ci siamo? Quindi la forma più completa del moto armonico è S di T uguale A coseno di, non omega T, ma omega T più Φ, posto che ci sia questo angolo residuo se il punto Q non parte da A, ma parte appunto da dove l'abbiamo visto. Ci siamo? Ecco, detto questo, un attimo per dire il significato dell'angolo di fase. Cioè, ti ricordi che ho appena detto che l'angolo di fase è direttamente collegato alla posizione iniziale? Beh, è ovvio. Intanto, applicando a questo triangolo rettangolo OPQ il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli, ovviamente tu puoi dire che che la OQ è uguale la A, che sarebbe l'ampiezza del moto armonico, che S0 è uguale ad A per coseno Φ. Quindi S0 è uguale ad A per coseno Φ. Quindi chiaramente l'angolo di fase e la posizione iniziale sono collegati. Da qui otteniamo che coseno Φ è uguale a S0 fratto A, e da qui otteniamo che Φ è l'arco che ha per coseno S0 fratto A. Siccome noi le funzioni circolari inverse le abbiamo fatte, dovremmo averle fatte, dovresti averle fatte sia in matematica che in fisica, questa formula non ti dovrebbe venire difficile, anzi i miei studenti sanno che si può calcolare anche con la calcolatrice. La calcolatrice ci permette il calcolo non solo del seno e del coseno, ma anche delle funzioni inverse del seno. La funzione inversa del seno è arc seno, ti ricordo, la funzione inversa del coseno è questa, arc coseno. Chiaro? Quindi la legge oraria del moto armonico è A coseno di omega T più Φ, dove A si chiama ampiezza del moto, omega si chiama pulsazione del moto, che in sostanza è la velocità angolare da cui il moto circolare deriva, e l'angolo Φ si chiama angolo di fase o semplicemente fase. Legge oraria del moto armonico potrebbe anche essere questa: A seno di omega T più Φ, cioè se vedi il seno anziché il coseno non ti devi spaventare, ma è la stessa cosa, perché vedi, io qua ti ho fatto il ragionamento e ti ho ricavato la legge oraria proiettando il moto sull'asse X, perché il diametro fin dall'inizio l'abbiamo scelto sull'asse X. Se noi il diametro inizialmente l'avessimo scelto sull'asse Y e A fosse stato qua e B qua, la proiezione di Q sarebbe avvenuta su P, per definizione di moto armonico quella di P sarebbe pure stato un moto armonico, e al posto del coseno avremmo avuto il seno. Tutto qui. Allora, nella speranza di essere stato chiaro sull'ottenimento della legge oraria S di T uguale A seno di omega T più Φ oppure A coseno di omega T più Φ, questa lezione ti serve moltissimo, intanto per farti vedere che quegli elementi di trigonometria che abbiamo fatto, compreso il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli, in fisica saranno importantissimi. Come vedi, entrano in modo pesante, diretto e pregnante nel moto armonico. Il moto armonico, d'altronde, è uno dei moti più importanti in natura. Potremmo dire a Dio piace tantissimo, perché è uno dei moti più importanti in natura. La definizione che ti ho appena dato potrebbe sembrare astrusa, potrebbe sembrare esclusivamente matematica, perché te l'ho presentato come proiezione su un diametro di un moto che avviene sulla circonferenza, sulla relativa circonferenza, ma non è affatto così. Guarda che il moto armonico in natura è presentissimo, perché immagina per esempio il moto di oscillazione di un pendolo, e immagina per piccole oscillazioni, se tu al pendolo fai fare delle piccole oscillazioni, il moto del pendolo, che è comunque circolare, può ritenersi rettilineo. Ebbene, nel limite delle piccole oscillazioni, il moto della massa pendolare è armonico. Immagina una molla disposta orizzontalmente, poggiata su un piano di cui trascuri l'attrito della molla e della massa vincolata ad essa col piano. Immagina di stirare la molla e poi di rilasciarla. Vedrai che la molla oscilla. Ecco, il moto di oscillazione di quella massa vincolata a una molla è proprio un moto armonico. Infatti, il sistema massa-molla si chiama oscillatore armonico, proprio perché il moto della massa M, che con cui essa si mette a oscillare dopo essere stata sollecitata, è esattamente armonico. Ma un esempio ancora più semplice ci potrebbe essere. Immagina di mettere un piolino di legno sull'estremità del piatto di un giradischi, di un vecchio giradischi che tu mi auguro conosca. Allora,
fai girare il piatto del giradischi, il piolino di legno girerà seguendo il piatto, no? solidarmente al piatto del giradischi. Se con un proiettore tu proietti l'ombra del piolino sul muro, su un muro, in maniera da piazzare, da mettere il proiettore orizzontalmente, eppure il piatto del giradischi deve essere orizzontale, tu vedrai l'ombra del piolino proiettata sul muro. Proprio per la definizione di moto armonico che abbiamo dato, siccome il piolino sul piatto del giradischi si muove di moto circolare uniforme, allora il moto dell'ombra proiettata sul muro sarà esattamente armonico. E anzi, si potrebbe vedere chiaramente anche ad occhio nudo che l'ombra in fase di avvicinamento al centro sembra si muove di moto accelerato, in fase di allontanamento dal centro si muove di moto ritardato. Quindi pure il moto di questa proiezione è sicuramente armonico. Ma il moto, come vedi, il moto armonico esiste in natura. Il moto della massa pendolare esiste in natura. Il moto della molla esiste in natura. Ora, perché il moto di quella molla una volta rilasciato sia armonico, bisogna dimostrarlo applicando il principio fondamentale della dinamica, come vedrai al quinto anno. Ma che il moto della massa pendolare sia armonico, sia esattamente armonico, te ne puoi accorgere facendo un ragionamento semplicissimo e molto fisico. Immagina il pendolo che oscilla, no? Tipo il pendolo di un orologio a pendolo. Allora, quando il pendolo, immagina che io faccia cadere e oscillare un pendolo da questa posizione, quando il pendolo si avvicina al centro, la forza di gravità lavora a favore, no? E quindi il moto in fase di discesa è accelerato. Quando invece il pendolo abbandona la posizione più bassa per risalire, sicuramente il moto è decelerato, perché questa volta il suo moto è a sfavore di forza di gravità. Quindi, come vedi, è abbastanza naturale pensare a un moto che sia accelerato in avvicinamento al centro, decelerato in fase di allontanamento. Questo è molto intuitivo. Si può dimostrare rigorosamente che il moto del pendolo sia armonico, però, come vedi, è anche molto intuitivo. Arrivederci alla prossima lezione.